Il comitato di Oslo lo aveva lasciato capire che quella di quest'anno sarebbe stata una scelta controversa e infatti il Nobel per la pace è stato assegnato al dissidente cinese Liu Xiaobo, simbolo della battaglia per i diritti umani e civili in Cina. Pisa con la sua torre era stata il simbolo per la consegna dell'ambito riconoscimento a Internet, che però non ce l'ha fatta. In questo caso è anche un successo perché il premio è andato a chi rappresenta una battaglia per la democrazia e quindi anche per la pace che si fa soprattutto tramite Internet, come si è visto proprio nel caso della Cina. È un successo per noi perché abbiamo sostenuto una causa giusta, abbiamo avuto una visibilità internazionale, abbiamo rilanciato l'idea di una città legata alle sue radici, culla dell'informatica, città di internet, e quindi ci proponiamo alla Toscana come luogo dove questa riflessione culturale sui cambiamenti sociali, sui grandi scenari globali si può riproporre e si dovrà riproporre. E poi abbiamo coinvolto tanti giovani che sono stati interessati, sensibili, a questa battaglia, a questo movimento, diciamo, per discutere sul valore della rete, che è davvero un valore straordinario.